un solco che potrebbe essere decisivo. Pascolo contro Mancinelli, step back, tripla, mamma mia! Poi gli va incontro e gli consegna il pallone. Pascolo deve inventare, lo farà Trish per lui. E sulla sirena dei 24, Amoroso. La deviazione di Pascolo che recupera il pallone, va dietro la schiena, vede Valdirossi, l'appoggio al tabellone, meno 8. Si fa vedere Valdirossi per il blocco, ma Trish sceglie il post basso di Pascolo contro Steel. L'aiuto di Mancinelli, poi ancora Pascolo, Mancinelli cade per terra, Pascolo no, altri due. Il parziale di 9-0 in favore dei padroni di casa. E ora sono di nuovo sotto di 8. Pascolo contro Amoroso, tira cadendo indietro. Adesso Pascolo è infallibile. Pascolo vuole anche questo pallone. Attacca Amoroso sulla linea di fondo, si protegge col ferro. Inarrestabile, trascinatore. Davide Pascolo, meno 5. Riceve da Forai, prende il blocco di Pascolo, accetta il cambio Mancinelli. Spanghero prova a sfidarlo dal palleggio. Valdirossi da 3. Meno 2. Spanghero beffato da Mancinelli che recupera, si lancia in fuga e poi viene stoppato da Valdirossi. Si arrabbia il Mancio che avrebbe voluto il canestro valido. Sorpasso! Sorpasso! Forrai! Valdirossi, Trisci in angolo contro Bowers, lo attacca dal palleggio, alza la parabola, più 3. Steel prova ad attaccare Pascolo, c'è l'aiuto di Valdirossi, per la parità Evangelisti sbaglia, il rimbalzo di Spanghero, Trempo in mano alla finale. Per mettersi tranquillo. Direi che è finita. Trento che va in finale, Torino dice addio al sogno promozione, non vale, non serve a molto la tripla di Bowers che in realtà viene messa a referto, 69-67 il punteggio finale.